College Remiero per noi è sicuramente un'opportunità per sviluppare al massimo livello il nostro sport in un contesto universitario, quindi coniugare in modo ottimale il concetto di sport di vertice con il concetto di università e quindi di cultura, che dia modo allo studente e all'atleta, una volta terminata la propria carriera sportiva, di avere un futuro nella società. Quindi è un qualche cosa a cui noi teniamo, perché è una vetrina per noi e per l'università, e comunque è un modo per promuovere il nostro sport ai massimi livelli. Ma noi qui alle mie spalle abbiamo un tabellone che abbiamo voluto, diciamo, mettere per coniugarlo con il motto che questo è il capannone dei campioni, perché da quando il college è nato nel 1982 questo è il palmarès con tutti i risultati che sono stati conseguiti dagli atleti del college. Noi viviamo di cicli, nel senso che lo studente universitario transita, per così dire, all'Università di Pavia per un certo numero di anni, che sono quelli del proprio percorso scolastico, e in quel periodo lì chiaramente sviluppa tutte le sue potenzialità, sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista sportivo. When it's getting dark outside, I'm preparing for the night, working hard to get ahead. Chiaramente quest'anno è stato il primo anno di un quadriennio olimpico che speriamo veda protagonisti i nostri atleti. Già quest'anno abbiamo avuto dei successi perché abbiamo ottenuto dei titoli mondiali, no? Con gli atleti del college, sia dal punto di vista maschile che femminile. Quindi diciamo che il buongiorno, se si vede dal mattino, abbiamo cominciato molto bene. È chiaro che noi tutti lavoriamo per cercare di mettere in condizioni i ragazzi di operare al meglio, quindi allenarsi al meglio, mettendo a disposizione i nostri tecnici, che sono tecnici di livello sicuramente nazionale. Chiaramente questo ha consentito anche alla squadra universitaria di trovare, diciamo, posto a livello internazionale. Prima il CUS Pavia non sapevano neanche cosa fosse, poi abbiamo cominciato ad andare a competere con Oxford e Cambridge, che sono i due riferimenti internazionali che tutti conoscono, molto spesso anche mettendo le nostre prue davanti alle loro, e quindi è stato un modo per promuovere anche l'immagine del CUS e dello sport universitario pavese nel mondo. Siamo stati invitati in Cina, siamo stati invitati a Mosca a regate universitarie, avendo anche dei buoni risultati dal punto di vista sportivo, e quindi è un mezzo per ampliare le nostre possibilità di praticare questo sport che amiamo a buoni livelli.